Grazie, questa è un'opera meravigliosa, grazie sempre della vostra collaborazione. Mille di questi giorni. Parliamo di due statuette del XIX secolo che sono state ricettate, erano all'interno di una villa che si chiama Villa Livia di Napoli e sono finiti quindi attraverso la rete commerciale che c'è, ovviamente sta dietro ai beni culturali, in questo caso si è finito presso un antiquariato che in realtà li aveva acquistati in buona fede. Nel senso che poi bisogna risalire a chi ha effettivamente immesso illecitamente nel circuito commerciale questi beni, ed in questo caso si trattava di privati che avevano la disponibilità materiale dell'immobile di Villa Livia e che quindi nel tempo hanno iniziato a materialmente a disperdere questi beni, ovviamente facendone della ricettazione vera e propria. La soddisfazione immensa è quando ritorna a casa un'opera d'arte che è stata trafugata, che è stata violentata. Purtroppo la vicenda di Villa Livia è una vicenda emblematica, dove una custode infedele è diventata, come dire, proprietaria, e mi si perdoni il termine improprio, delle opere che erano all'interno e ha smistato ai ricettatori. Oltre all'infedeltà della custode c'è anche la violenza che si subisce quando c'è un furto, in particolare di opere d'arte che rappresentano la storia del museo, la storia dell'arte, la storia della città. Lo scambio di informazioni che abbiamo dato e ricevuto ci ha dato la possibilità poi di recuperare molte opere, tra le quali queste due opere bellissime che temevo fossero andate perse per sempre. Qual è il lavoro che c'è dietro? Come si fa a far concludere alle tue fine situazioni come questa? Quello che ci aiuta maggiormente ovviamente è la nostra banca dati dei beni illecitamente sottratti, che è un database che contiene circa 1.300.000 beni da ricercare. Noi lavoriamo ovviamente con le immagini, attraverso le immagini noi riusciamo a risalire alle opere da ricercare, quindi è uno strumento indispensabile. Ovviamente poi oltre a questo vi sono delle attività classiche che sono quelle tradizionali, anche con il supporto dell'arma territoriale, del supporto della soprintendenza e di altre figure che ci aiutano poi a ricostruire le varie vicende. La nostra attività mira proprio a prevenire questo fenomeno.